Io sono Alex, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti a questa mia serie di video tutorial su Premiere Pro 2021 e utilizzare i vari effetti. In questo piccolo tutorial vi faccio vedere come rimuovere il green screen e lasciare il soggetto. Ricordo che per usare il green screen comunque dovete avere un telo verde alle vostre spalle per creare questo effetto grafico. Comunque, io adesso devo rimuovere questo sfondo e anche questi laterali. Per prima cosa andrò a implementare una maschera di opacità per muovere, diciamo, la finestra e il muro che a me non interessano. Come facciamo? Molto semplice. Allora, teniamo attiva la nostra clip interessata. Per prima cosa andiamo a creare una maschera di opacità. Le maschere di opacità le troviamo sotto controllo effetti nell'area di lavoro effetti, e quando attiviamo la clip ci si attivano questi effetti. Come vedete abbiamo questo effetto opacità. Le maschere che possiamo creare sono di tre tipi: crea maschera ellittica, quella quadrata a quattro punti o sono disegno libero Bezier. Io di solito uso disegno libero Bezier, che è molto più comodo. Comunque, come facciamo? Allora, prendiamo il nostro pennino, creiamo una maschera. Ogni volta che clicchiamo ci crea un punto, potremo creare tanti punti quanti ne vogliamo finché non andiamo a chiudere la nostra maschera. Adesso vi faccio vedere. Ok, la nostra maschera l'abbiamo chiusa, poi io tiro una linea, prendo i due punti, li porto fino in basso e abbiamo creato la nostra maschera di opacità. Io, per esempio, per farvi capire, se vado ad attivare il video 2, come vedete sotto avete, se io adesso prendo la mia clip e la porto in alto e vado a rendere visibile il video 2, no scusate, il video 3, come vedete mi compare il video sotto dove ci sono ancora io col green screen ma ancora la finestra. Adesso lo oscuriamo, che me non vi faccio vedere esattamente quello che bisogna fare per rimuovere perfettamente il green screen. Allora, in Premiere Pro per rimuovere fondo bisogna utilizzare un effetto che si chiama Ultra. Lo cerchiamo nel pannello effetti e sotto effetti video e nella cartella tipo di trasparenza Ultra. La prendiamo, lo stesso effetto lo trasciniamo nella clip desiderata e abbiamo l'effetto che si attiva. Allora, noi adesso per prima cosa andiamo a selezionare il nostro colore chiave col nostro pennino. Io prendo una zona verde abbastanza un po' scura vicino al personaggio che vogliamo rimuovere il colore e abbiamo rimosso il verde. Come vedete non è perfetto. Come facciamo adesso a rimuovere perfettamente tutto lo sfondo? Allora, dobbiamo andare nell'output, da composito a passare al canale alfa, e adesso andiamo a generare il nostro mascherino per rimuovere perfettamente il verde. Allora, andiamo nella generazione mascherino, abbiamo questi effetti: trasparenza, luce, ombra, tolleranza e piedistallo. Allora, la trasparenza va a agire sulla nostra persona. Allora, il personaggio che deve rimanere a video deve essere il più bianco possibile. Lo sfondo deve risultare il più nero possibile per avere una rimozione perfetta del green screen. Quindi adesso il personaggio, diciamo che è bello bianco, non lo andiamo a toccare. Andiamo a agire sulla luce, io vado a provare a abbassarla. Come vedete inizia a diventare bello scuro, ma non abbastanza. Andiamo a agire anche sul piedistallo, adesso è al 10, proviamo a aumentarlo un pochino finché non diventa tutto nero. Come vedete sta diventando tutto nero, siamo arrivati quasi al 100%. Il personaggio non ha avuto nessun effetto grafico al suo interno, quindi va bene. Proviamo ad andare a agire sull'ombra per tirare via questa zona dove ci sono ancora degli spazi bianchi. Proviamo a abbassare un po' le ombre. Ok, adesso abbiamo tutto lo sfondo dietro nero, ma come vedete dove c'è il personaggio si sono formati questi effetti indesiderati. Le andiamo a rimuovere con l'effetto trasparenza. Andiamo a aumentare un po' la trasparenza, non va bene, torniamo dalla parte opposta. Se andiamo troppo indietro, come vedete, ricompare lo sfondo, quindi non va bene. Cerchiamo di trovare un buon compromesso, proviamo a aumentare un po' la luce, non va bene, l'ombra. Però come vedete si va ancora a formare
con l'effetto grafico dietro di noi. Quindi andiamo ancora a lavorare sulla trasparenza. Ok, pulitura mascherino. Allora adesso andiamo nel canale composito e come vedete abbiamo Siamo rimosso qua completamente lo da schermo settembre di del green questo screen. canale. Adesso dobbiamo andare a rimuovere, se noi andiamo a aumentare il nostro ingrandimento, come vedete sul bordo si forma questo bordino. Come facciamo? Molto semplice. Andiamo sul pulitura mascherino, andiamo a ridurre il nostro mascherino finché non scompare quell'effetto indesiderato. Come vedete adesso è abbastanza, diciamo, abbastanza rimosso. Poi possiamo andare anche a sopprimere un po' le macchie. Vediamo un attimino l'intervallo. Non mi piace l'effetto. Togli saturazione, diventiamo troppo chiari. Proviamo a schiarirlo un po'. Ok, correzione colore, saturazione, andiamo a mettere a posto un po' la saturazione, no, troppo. Ok, e come vedete, noi con pochissimi click siamo andati a rimuovere il nostro green screen con Premiere Pro, senza utilizzare After Effects che sicuramente più complesso dell'effetto che abbiamo inserito in Premiere Pro Ultra, ma se non avete la possibilità di utilizzare After Effects e volete solo utilizzare Premiere Pro, come avete visto, abbiamo rimosso il nostro green screen. Se io vado ad attivare le altre immagini sotto, vedete che ci sono altre immagini e la pulitura, la Alla mia rimozione classica. Ok, dello sfondo è uscito abbastanza bene. Come al solito, se avete domande sui miei piccoli mini tutorial su Premiere Pro, non esitate a chiedere, che io tendo a rispondere in tempi celeri. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre, che continuate a seguirvi, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un bel like e un bel commento. Ciao!